Amici di Discon Air, benvenuti, siamo qui con Francesco Ippolito. Ciao. E Martina Gratton, allenatrice della Gorizia Nuoto. Francesco Ippolito è il campione del mondo per nuoto di salvamento, giusto? Nuoto per salvamento, quindi non facciamo errori. E innanzitutto, benvenuti innanzitutto. E, prima di tutto vorrei farti gli auguri di buon compleanno, perché so che hai fatto gli anni 3 giorni fa, giusto? 20? Giustissimo. Adesso, grazie. Hai visto che roba. Innanzitutto spiegaci che cos'è in poche parole il nuoto per salvamento e perché hai scelto di fare questo sport. È una disciplina molto simile al nuoto, si svolge sia in piscina che in mare. Ci sono diverse discipline che comprendono il salvataggio di un manichino e poi le gare in mare, nuotare, correre. Come sono più o meno le gare? Sono divise per round? Non so, cioè io sono... Se dovessi spiegare a una persona che non sa, perché è evidentemente uno sport che non è conosciuto in tutto il mondo come magari il nuoto tradizionale, cosa dovresti dire? Cioè, come lo spiegheresti? Sono divise in serie come il nuoto praticamente, dalla più debole alla più forte, basta. Ma ti do la mano io se vuoi, dai, ti aggiungevo qualcosa. Allora, ci sono diverse categorie, dai giovanissimi che sono esordienti, per cui hanno già 9 anni, fino ai senior che, per esempio in questa disciplina, l'età è protratta abbastanza in avanti, per cui trovi tranquillamente atleti di 30-35 anni che continuano regolarmente a gareggiare. E questa è già una peculiarità di questa disciplina. Diversamente dal nuoto, come ti anticipava Francesco, c'è del materiale da utilizzare durante le gare e le gare sono una sorta di simulazione di salvataggi dove vengono usati attrezzi simili al torpedo, come vedi qui, delle pinne particolari, corde, tavole da surf, canoe, insomma l'attrezzatura è varia. Il manichino, che ha un nome. Sì. Manichino è stato soprannominato proprio da lui, se non sbaglio, dalla squadra insomma intera, si chiama, vi presentiamo Jordi, in onore di un atleta molto forte che ha fatto diversi record, dei quali Francesco sta cercando di rubare questi record. Il nuoto per salvamento è uno sport molto praticato, è qualcosa più di nicchia, diciamo. Allora, in Italia non è molto praticato, è molto più praticato al sud, ma anche per questioni territoriali, perché c'è più disponibilità di spiaggia e di mare tutto l'anno. È uno tra gli sport più famosi in Australia. Pensate che gli atleti del calibro di Francesco in Australia li trovate sulle confezioni dei cornflakes, per farvi un esempio, sulla Coca-Cola. Mentre da noi invece siamo ignoti. È un po' come qua. Sì, meglio, ancora meglio. Non l'ho più sentito. Sono proprio degli idoli questi atleti. Abbastanza praticato in America, per quanto riguarda l'Europa, Spagna, Germania, Olanda, no? Abbastanza. Sì, poi anche la Francia. L'Australia, anche nota, sono gente che piace molto gli sport d'acqua come il surf, sì, eccetera. Sì, esatto. Allora, hai un ricordo molto bello di questo sport del nuoto per salvamento che vorrebbe condividere con noi? Certo, la prima convocazione soprattutto per i mondiali 2 anni fa. Ero praticamente un principiante in quel periodo, sono entrato così dal nulla e poi sono riuscito a vincere il titolo mondiale, 2 titoli. E poi anche l'anno scorso sono riuscito al primo anno da assoluto, dal grande, ad entrare in nazionale e poi a prendere il primo bronzo. Come nei migliori film di sport. Sì, è successo così per caso, perché durante la selezione 2 anni fa ci trovavamo a Milano e in una gara che è i 200 ostacoli lui ha fatto un tempo che era un buon tempo, diciamo, però eravamo in assoluto, per cui insomma io sono andata a sincerarmi se era entrato o meno in finale. E quando siamo andati a fare questa domanda mi hanno guardato come se venissi da Marte e mi hanno detto: ma come, mi fa, non lo sai che ha fatto il record europeo? No, gli faccio: non lo so, effettivamente non lo so. E da lì in poi è cominciato tutto. Hai un ricordo invece, diciamo, più brutto, più buio della tua vita nello sport che magari ti ha fatto pensare adesso basta, mollo tutto? Da pensare che adesso mollo tutto no, però quest'anno non sono riuscito ad entrare in nazionale per problemi di salute che ho avuto durante l'anno, però non mi ha fatto pensare a mollare, mi ha dato ancora più forza a continuare. Ha incentivato, diciamo. Esatto.
Tornando al campionato mondiale, quali sono state le emozioni che hai provato prima di ogni gara? Tensione, esaltazione e poi ho dato tutto in gara. Ed è uscito il titolo. E quante gare sono state al mondiale? Una ventina tra piscina e mare. Allora, come si svolge una tipica gara di nuoto per salvamento? Scegli una? Sì. Una che magari ti ricordi di più, che magari sei più bravo a spiegare, diciamo. 200 ostacoli. Ok. Sono come un 200 stile libero di nuoto normale, solo che nella vasca ci sono due ostacoli posti a 12 metri e mezzo da inizio a fine vasca e devi passare sotto o in subacqueo spingendoti dal fondo. Immagino che la preparazione per il mondiale sia stata molto faticosa. Ha influito molto sul tuo stile di vita? No, non eccessivamente. Avevo due allenamenti al giorno e poi ero abbastanza libero anche al pomeriggio. Quindi non ti amavo per niente tipo... No, no. Ma odiava solo me, non ho problema, non mi poteva più vedere. Una domanda per la nostra allenatrice. Dimmi. Quanta soddisfazione le dà sapere che allena uno come Francesco? Allora, guarda, Francesco di fondo voglio bene perché lo conosco da quando era piccolo. Abbiamo deciso di fare questo percorso insieme un po' per trovare anche un'alternativa al nuoto, perché è molto difficile. Nel nuoto i traguardi sono molto elevati da raggiungere e ci siamo riusciti, per cui questa è già la prima soddisfazione proprio per lui, perché comunque il nuoto è una disciplina fondamentalmente individuale, per cui c'è tanto impegno. Tu sei lì e nuoti da solo 2 ore, 4 ore al giorno, avanti indietro, è molto difficile. E oltre alla soddisfazione per lui, è una soddisfazione per tutti i ragazzi, perché comunque con il salvamento si riesce a fare squadra. Per cui anche lui e anche gli altri, quando hanno periodi un po' così di giù di morale, diciamo, comunque sono molto affiatati tra di loro, giusto? Sì, sì. Ecco, per cui anche quando qualcosa non è andata bene, come quest'anno, io penso che i tuoi compagni di squadra, tra cui qualcuno che è qui con noi, sono sempre stati molto vicini. E questa è la gran soddisfazione che ho con loro. Quindi un nuoto per salvamento aiuta anche a dare uno spirito di squadra? Assolutamente sì, perché ci sono molte gare in cui comunque si lavora in due, sia il compagno di squadra oppure le staffette dove sono in quattro, e c'è questo lavoro di gruppo che è fondamentale. Quali sono le qualità che deve avere, mi domanda entrambi ovviamente, un buon nuotatore in questo tipo di disciplina? Magari partiamo da Francesco, che ha parlato di meno, quindi cerca di recuperare. Sono uno di poche parole. Lo so, ti conosco da tanto. Deve avere molta coordinazione nel svolgere l'azione, resistenza, potenza nel gesto, soprattutto quando porti il manichino, e poi basta. Secondo l'allenatrice invece? Secondo me è tutto giusto quello che ha detto, e io aggiungo testa, perché non è che il nuotatore di per sé che fa solo nuoto non c'ha la testa, però comunque una volta che scende in vasca è quello che deve fare, non è che ci sono troppe variabili, invece nelle loro gare ci sono comunque un sacco di incognite, riusciranno a prendere il manichino, scivolerà, non scivolerà, riusciranno a agganciare, sono cose che devono aggiustare anche durante la gara, in pochi secondi, per cui ci vuole testa oltre che... Quindi una gara di nuoto per salvamento è una gara con un sacco di variabili da tenere in considerazione. Sì, non sai mai, non hai mai la certezza di come andrà a finire. Per coloro che ci seguono, ha qualche consiglio da dare? Perché fare nuoto a salvamento? Perché proprio quello? Allora, intanto deve piacere, per cui ci deve essere scoprirlo, sì. Un consiglio è magari scoprirlo. Adesso comunque su internet si trovano un sacco di cose, vale la pena anche guardare solo un video per capire che cosa si fa. Scoprirlo, provarlo, per essere qualcosa in più, questo è il consiglio. Provatelo per essere qualcosa in più. Secondo Francesco? Io seguo totalmente quello che dice Martina. E non ti sbilanci, esatto. Come vedo, ok.
Vista l'età, 20 anni, se non erro, hai finito le superiori, ok? Vabbè, insomma, per fare un bilancio, no? Si dice che la scuola italiana non aiuti gli sportivi. Com'è stata la tua situazione, il rapporto, diciamo, scuola-sport? La mia scuola mi ha seguito molto con lo sport, mi ha aiutato molto. Quindi non secondo te non è così? Almeno per la mia scuola. Ok. Mi ha aiutato molto, mi ha sostenuto sempre. Hai già dei progetti nella tua vita dopo il salvamento? Ho da poco finito il corso istruttore, sono diventato da poco istruttore base e quindi sto facendo pratica un po' con bambini e vedo di aggiornarmi, diventare presto un istruttore, magari un allenatore anche. Volevo fare un'ultima domanda. Questa disciplina, questo tipo di disciplina esiste alle Olimpiadi come disciplina o no? No. Allora, c'è stata diversi anni fa per un breve periodo, in questo momento attuale non c'è, però stiamo lavorando a livello internazionale, l'Italia in questo caso è tra le nazioni che si sta dando da fare di più e si sta lavorando a livello internazionale appunto per farlo rientrare. E dovrebbe, se tutto va bene, nel 2020 entrare come sport dimostrativo per poi in seguito rientrare a pieno titolo alle Olimpiadi. Quindi per la prossima edizione delle Olimpiadi dovrebbe... Sì, o la prossima, massimo fra due, dovremmo esserci, sì. Okay. Grazie a Francesco e alla sua allenatrice per la loro disponibilità, innanzitutto grazie e complimenti per il tuo esempio, perché comunque attraverso questa intervista hai dato l'esempio magari a futuri campioni, si spera, in questa disciplina, per poter anche dare fare un po' di pubblicità, diciamo, a questa disciplina che, come ho detto prima, è un po' nascosta, diciamo, rispetto al nuoto tradizionale. Noi ci vediamo fra poco con le interviste ad altri personaggi, diciamo, di questo sport. Ringraziamo per la loro disponibilità e a tra poco. Grazie a voi. Grazie, ciao.